Io vi racconto brevemente come siamo andati a impostare il processo di assemblaggio del nostro robot. Okay. Fondamentalmente, posso far partire subito la presentazione. Lo scenario di partenza è: abbiamo comprato effettivamente il nostro robot, ci sono arrivate due scatole, una con le parti stampate e l'altra con i vari attuatori, parti elettriche, viti e quant'altro servito per assemblarlo, e abbiamo dovuto montarlo. Peccato che non ci fossero le istruzioni di montaggio. L'unica cosa che avevamo disponibile erano dei video più o meno chiari che ti davano un'idea su come andava impostato il processo di assemblaggio. Quello che abbiamo fatto noi quindi è stato, partendo dai video, fare un reverse engineering, quindi provare ad estrapolare tutte le istruzioni di montaggio, definendo appunto una sequenza che avesse un senso e verificare la presenza di tutti i componenti e le risorse necessarie all'assemblaggio. Per fare questo ci siamo appoggiati agli strumenti che ci offre la nostra piattaforma. Quindi siamo partiti dal nostro modello CAD, che ha una sua struttura, e utilizzando l'applicazione sempre integrata all'interno della stessa piattaforma che abbiamo usato anche prima per fare l'ottimizzazione e quant'altro, siamo andati a riorganizzare la struttura del CAD in base ai bisogni della produzione. In questo caso era abbastanza banale, nel senso che ci siamo inventati noi quali sono questi bisogni. Per esempio abbiamo detto: vogliamo assemblare il robot in 6 stazioni, andando a assemblare prima il braccio sinistro, poi il braccio destro, gamba destra, gamba sinistra, torso, e nell'ultima stazione assembliamo tutto aggiungendo la testa. Quindi è stata fatta una riorganizzazione, un'opportuna ricodifica, e a questo punto è stato possibile andare a creare le stazioni che compongono il processo di assemblaggio, e per ogni stazione è stata definita ogni operazione che la compone. Il vantaggio qual è? Il vantaggio è che ad ogni operazione io posso assegnare fondamentalmente gli elementi della manufacturing assembly che ho creato in precedenza. Quindi per ogni operazione io so cosa entra e posso avere una visualizzazione 3D di quello che poi sarà il processo di assemblaggio. E lo scopo finale qual era? Era ottenere per ogni stazione una pick list, cioè tutto quello che mi serve per andare a montare. Di modo che fondamentalmente quello che abbiamo fatto noi è stato, nel momento in cui abbiamo deciso di iniziare a montare il robot, noi avevamo già tutte le istruzioni chiare, sapevamo perfettamente come andare a sviluppare il processo di assemblaggio. Successivamente quello che abbiamo fatto è, oltre ad avere una visualizzazione 3D del processo simulato, è stato proprio ad andare a definire tutte le istruzioni di montaggio, quindi le istruzioni che abbiamo definito in precedenza, le operazioni che abbiamo definito in precedenza. Ad ognuna di esse è possibile associare un'istruzione che può contenere sia immagini in 3D prese dal CAD, sia proprio delle istruzioni vere e proprie scritte. E quindi quello che otteniamo è un file che è apribile anche da browser a montare il nostro robot. A questo punto lascio la parola al mio collega. Buongiorno a tutti, Paolo Maselli di D3D Group. Noi siamo un partner da anni di Dassault, sia per l'ambito di tutti i prodotti di Experience, KTA e SolidWorks. Molto umilmente vi do oggi il compito di farvi vedere un piccolo esempio di tutto il processo pratico che abbiamo realizzato creando un optional del robottino, che è questo strumento, di questo caschetto che illumina lo spazio davanti a sé, pilotato da un'app per la parte dei LED. È composto da design, da progettazione, meccatronica, stampa 3D e fresatura della stampa. Quindi brevemente adesso vi faccio vedere l'esempio con un filmato di quello che abbiamo fatto, a partire da quello che era il design e il lavoro di un artigiano, da un modello in resina, come lo abbiamo acquisito in superficie, sviluppato. Poi vi invito a vedere la cosa praticamente, cioè gli strumenti, lo scanner, che nella fattispecie è quello che vedete esattamente lì, la stampante 3D e la fresa che è qui dietro. Ecco,
qua. Allora, l'obiettivo era realizzare tutto questo partendo da dei fogli di carta e da un modello in resina. Sostanzialmente abbiamo fatto questo esercizio per arrivare a sviluppare tutto il prodotto, il progetto elettronico integrato in un processo, un flusso simile a quello che è stato rappresentato prima, partendo però da un esempio reale fatto con le nostre mani. Per cui il design semplicemente della carta, un'idea abbozzata su della resina per capire l'estetica, da qui si parte con la scansione, si crea la mesh dei punti che rappresenta la parte del caschetto per ricavare che cosa? Una superficie in classe 5, fresabile, corretta, esatta e simmetrica attraverso questo strumento. Tutta la parte reale di reverse engineering poi è stata fatta con la modellazione all'interno di SOLIDWORKS, che permette di unire i vari punti, di andare a fare delle modifiche e infine di andare a sviluppare, dando senso, dando corpo, verificando gli ingombri, gli assemblaggi, quello che è l'intero progetto. Tutto all'interno di uno stesso sistema, per cui con modifiche bidirezionali da una parte all'altra. È molto interessante perché poi, come sapete, qui si possono fare tutte le simulazioni, le verifiche del caso, tra parte di modellazione, progettazione, di design, meccanica ed elettronica. Questa è la vera novità. Due mondi separati, elettronico e meccanico, finalmente insieme. Per cui le modifiche fatte sulla PCB, verificando gli ingombri, vengono riversati sul modello 3D, sull'assieme e viceversa. Cosa che un tempo erano due mondi separati, per cui immaginate, prendete la PCB, la mettete dentro, trovate un ingombro diverso, dovete chiamare l'ufficio di progettazione e dirgli guarda che non ci sta, tutto questo oggi si può evitare, un flusso senza soluzione di continuità, voi avete la possibilità di interagire tra un sistema e l'altro. È solo così che si risparmia tempo e lo si può dedicare a prodotti di più alta qualità. Infine, cosa abbiamo fatto? Abbiamo deciso con una stampante Stratasys di andare a verificare fisicamente il modello, gli accoppiamenti. In effetti noi abbiamo rilevato poi, dopo la stampa, delle piccole modifiche da fare che abbiamo immediatamente applicato al modello virtuale, e dal modello virtuale 3D, che rappresenta il caschetto, abbiamo realizzato e portato tutto dentro la 3D Experience per governare l'intero flusso del progetto, revisioni delle parti, documentazioni legate, cosa che è stata più pienamente rappresentata precedentemente, per arrivare a fare poi lo stampo. Sempre all'interno dello stesso ambiente, con modifiche bidirezionali tra le modifiche geometriche del caschetto e i percorsi utensili, siamo andati a fresare con questa che è una nostra fresa, si chiama Solid Mill, una fresa nata per motivi educational, ma in realtà che posso avere in ufficio tecnico, perché il grande messaggio che viene fuori da tutto questo che è stato fatto senza disturbare mai la produzione. Sono macchine che stanno dentro l'ufficio tecnico, non fanno odore, non fanno rumore, e avete la possibilità di arrivare a un prototipo finale corretto, verificato, toccabile con mano. Allora, sul finire vi invito adesso pochi minuti a vedere fisicamente gli strumenti che abbiamo realizzato per arrivare a questo punto, che a me sembra notevole, è stato fatto in pochi giorni all'interno di un ufficio senza usare macchinari che non potessero stare all'interno di un ufficio. Grazie a tutti per l'attenzione.